Li chiamano giusti. Sono i tanti che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato gli ebrei dalla persecuzione, spesso rischiando la loro stessa vita. Tra questi, molti cattolici, a partire dal Papa Pio XII, sebbene la sua opera non sia ancora riconosciuta formalmente. Sono centinaia i conventi, monasteri e chiese che hanno aperto le loro porte agli ebrei in cerca di riparo a Roma e in tutto il mondo. Tra questi anche un convento alle porte di Tolosa, in Francia. La superiora, madre Denise Bergon, riuscì a salvare circa 80 bambini grazie a documenti falsi e a una rete di fidati collaboratori. Qualche anno fa il Papa ha riconosciuto le virtù eroiche del cardinale Elia Dalla Costa, che da arcivescovo di Firenze organizzò una rete di accoglienza per gli ebrei in fuga. Il cardinale aveva anche un collaboratore speciale, il grande ciclista Gino Bartali. Egli poteva più facilmente eludere i controlli e trasportava documenti falsi nascosti nella canna della bicicletta. Un altro cardinale, il francese Eugène Tisserand, aiutava gli ebrei ottenendo visti o facendoli lavorare in Vaticano. È diventata addirittura un film la storia di Irena Sendler, polacca, assistente sociale che salvò centinaia di bambini dal ghetto di Varsavia. Un'ostetrica polacca, Stanisława Leczczynska, riuscì addirittura a far nascere oltre 3.000 bambini mentre era internata ad Auschwitz. Il poliziotto Giovanni Palatucci della questura di Fiume in Croazia salvò 5.000 ebrei. Fu poi internato e morì nel lager di Dachau. La Chiesa lo ha dichiarato servo di Dio. Giorgio Perlasca era un commerciante italiano che nell'inverno del 1944, grazie ad alcune circostanze fortunate, riuscì a fingersi console spagnolo in Ungheria e salvò la vita di oltre 5.000 ebrei. Il beato Odoardo Focherini era sposato e padre di 7 figli. Dirigente dell'Azione Cattolica e giornalista, ucciso in odio alla fede per il suo aiuto agli ebrei. Guelfo Zamboni, console italiano a Salonicco, salvò quasi 300 ebrei, rendendoli cittadini italiani. Jan Karski, cattolico polacco sposato a una donna ebrea, fu diplomatico per il governo polacco in esilio e tra i primi testimoni e informatori sui campi di sterminio. Il beato Omelian Kovacs era un sacerdote greco-cattolico, padre di 6 figli. Procurava falsi attestati di battesimo agli ebrei. Fu internato e morì nel campo di Majdanek. José Arturo Castellanos, diplomatico salvadoregno a Ginevra, salvò oltre 40.000 ebrei, disobbedendo agli ordini del suo paese ed emettendo visti e certificati di cittadinanza. E sono tante altre le storie di persone comuni, sacerdoti e laici, madri e padri di famiglia, comunità e a volte interi villaggi, che la fede ha spinto a dare la vita per il prossimo.